Economia calabrese indebolita dal Covid, così la 'ndrangheta si è arricchita nel biennio che va dal 2020 al 2021 e i clan hanno contaminato ancora di più il tessuto produttivo. Le risorse in arrivo da Bruxelles aumentano gli appetiti. Il ministro Franco a metà luglio in Calabria, due giorni e la visita a Gioia Tauro, l'annuncio del governatore Occhiuto. Lo scalo rappresenta un'infrastruttura strategica non solo per la nostra regione, ma per tutto il paese. Il tempo da recuperare dopo il Covid, l'allarme lanciato da Gerardo Mancuso, azioni rapide o i pazienti sempre più malati, gli effetti del nuovo DL sugli ospedali e il sistema anglosassone per l'emergenza urgenza e poi il monito, ci sono patologie oggi più evolute. Covid, la Calabria al penultimo posto per la quarta dose, il vaccino a domicilio per i fragili. Miozzo mostra i dati sulle somministrazioni. Nelle terapie intensive oltre il 75% dei pazienti era Novax o non aveva completato il ciclo. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere TG. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione, da Fabio Benincasa. Buon sabato a tutti voi. L'apertura dedicata alla politica, la visita in Calabria del leader di Italia Viva, Ettore Rosato, uno dei big del partito che fa capo a Matteo Renzi in Calabria insieme al senatore Ernesto Magorno per sostenere alle elezioni amministrative il candidato Valerio Donato. Ascoltiamo Rosato. No, è il candidato civico con un profilo molto netto che si caratterizza con un programma serio per questa città che noi sosteniamo con grande soddisfazione, con grande determinazione perché è sicuramente il miglior candidato in campo. Lui sta facendo bene il suo lavoro, lo sta facendo con determinazione in un contesto che non racconto a voi è sicuramente difficile, lo sta facendo nello spirito di collaborazione giusto con il governo. Cui si devono trovare alleanze per sviluppare, per affrontare i temi importanti per lo sviluppo, soprattutto che è il primo tema al centro di questa regione, con una capacità di incrociare anche insomma, le attività dei vari ministri, mi sembra che non possiamo che dare un giudizio positivo, perché ci sono problemi da risolvere in Calabria tantissimi. E continuiamo con il nostro TG, portandovi ovviamente in Calabria con una attenta analisi, un'inchiesta condotta dal Corriere della Calabria, che ovviamente vi invito ad approfondire proprio sul sito corrieredelacalabria.it. Spunti interessanti per quanto riguarda l'andrangheta, la criminalità organizzata e la capacità di infettare il tessuto economico anche sano calabrese negli anni della pandemia. In questi ultimi due anni le aziende spesso si sono ritrovate in ginocchio, molti imprenditori hanno deciso di chiudere bottega, altri di, e questo era stato anche un allarme lanciato dal procuratore Gratteri, di rivolgersi proprio alla criminalità per avere credito, per avere la possibilità di continuare nel loro investimento. Ovviamente il prodotto è devastante in termini di presenza sul territorio, di infiltrazione sul territorio calabrese da parte della criminalità organizzata. Il rischio che l'economia legale possa rimanere ostaggio dei clan è sempre più concreto. Soprattutto dopo una lunga crisi economica per nulla ancora superata, scatenata dagli effetti della pandemia che ha compresso fortemente i consumi delle famiglie e la liquidità di cittadini ed imprese. I dati che si riscontrano dagli oltre due anni di emergenza Covid fanno emergere come le cosche abbiano saputo approfittare della situazione. Nel biennio 2020-2021 le segnalazioni sospette, ci dicono i dati forniti da Libera, hanno raggiunto oltre 252.000 casi. Passando in rassegna i dati da cui si può comprendere il mondo parallelo costruito dalle cosche, emerge con chiarezza come il territorio calabrese sia quello più esposto alle infezioni delle organizzazioni mafiose. Le segnalazioni di operazioni sospette nel biennio 2021 in Calabria sono state 7.195, con un incremento del 31% rispetto al periodo prepandemico. Nei due anni di pandemia, i provvedimenti emessi hanno raggiunto la quota di 914 interdittive. Ed infine, la regione è in cima alle classifiche anche per numero di comuni sciolti per infiltrazioni mafiosa. Dal 1991 ad oggi i provvedimenti adottati hanno colpito 127 enti.
Numeri e dati che dimostrano la capacità delle cosche calabresi di corrompere, infiltrarsi e riciclarsi nel tessuto socio-economico produttivo. Un'infezione che potrebbe trovare appunto nuova capacità di diffondersi nell'economia legale grazie alle somme che stanno arrivando dall'Europa. Ovviamente l'invito è a visitare il sito www.corrieredellacalabria.it per leggere tutti i dettagli dell'inchiesta. Noi andiamo avanti con il nostro giornale, una notizia di cronaca, una donna di 43 anni, Pina Bastone, è morta in un incidente avvenuto all'alba di oggi sulla statale 106 a Corigliano. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante di una Renault Twingo, per cause ancora in corso d'accertamento, avrebbe urtato violentemente mentre si recava al lavoro contro un tir all'altezza di Contrada Torricella. L'impatto sarebbe stato fatale. Il sostituto procuratore di Castrovillari, Flavio Serracchiani, titolare delle indagini, ha disposto il sequestro dei mezzi e della salma della vittima. Sull'incidente invece indaga la Polizia Stradale di Rossano. Cambiamo argomento, il ministro Franco sarà in Calabria a luglio ad annunciarlo il governatore Roberto Occhiuto. Ieri vi abbiamo ampiamente documentato sull'incontro che Occhiuto ha avuto con il ministro Franco a Roma, poi il ritorno in Calabria, una riunione operativa alla cittadella regionale prima di incontrare i giornalisti. Ebbene, il ministro arriverà nella nostra regione nelle prossime settimane, parlerà soprattutto di Porto di Gioia Tauro, perché, dice Occhiuto, è fondamentale, uno snodo cruciale non solo per la Calabria, ma per l'intero paese. Non solo sanità. Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dell'incontro in cittadella in seguito alla riunione avuta con il ministro dell'economia, Daniele Franco, si sofferma sulla nuova rete ospedaliera, ma poi offre interessanti aggiornamenti sulle altre azioni del suo governo. Per quanto attiene la futura rete ospedaliera, stiamo lavorando anche alla modifica del DCA 64, quello che fece Scura, per ridisegnare l'offerta ospedaliera della regione. E per intanto credo di poter dire che sicuramente saranno inseriti nella rete ospedaliera i presidi di Praia Mare, di Trebisacce, di Cariati, ma anche per esempio quello di Gioia Tauro, che abbiamo aperto come ospedale Covid, ma siccome il governo regionale sta facendo un grande investimento sul porto di Gioia Tauro, sulla ZES di Gioia Tauro, è utile che lì ci sia un ospedale a tutti gli effetti. E poi un passaggio sull'emergenza migranti. Si sono modificate le rotte della migrazione. Negli ultimi mesi sono sbarcati più migranti a Roccella che a Lampedusa. E però non ci viene riconosciuta questa condizione come una condizione di emergenza. In una regione dove la sanità è in condizione di emergenza. Quindi sto cercando di utilizzare tutte le leve col governo nazionale per consolidare il principio che la sanità della Calabria merita un'attenzione straordinaria anche in ragione delle peculiarità della Calabria e dei ritardi a cui il governo attraverso i commissariamenti ha costretto i calabresi. Infine, la chiosa sui dettagli dell'incontro avuto con il ministro Franco. Il ministro Franco mi ha detto che vuol venire in Calabria e sarà in Calabria per 2 giorni nel mese di luglio. Intorno alla metà di luglio concorderemo la data nei prossimi giorni, ma mi ha già detto che verrà in Calabria. Lo porterò direttamente a Gioia Tauro perché abbiamo convenuto con lui che Gioia Tauro rappresenta un'infrastruttura strategica non solo per la Calabria ma per tutto il paese, perché può fare della Calabria l'hub dell'Europa sul Mediterraneo. Il Covid, come dicevamo in apertura, ha mostrato effettivamente gli effetti sull'economia, piegando, lasciando in ginocchio molti imprenditori, soprattutto calabresi, soprattutto nel sud Italia. Però il Covid ha prodotto anche degli altri effetti, ed evidentemente nel campo sanitario. Quali? Beh, sicuramente la possibilità mancata per molti pazienti di rivolgersi alle strutture pubbliche per ricevere delle cure, oppure per effettuare degli screening, o ancora per ricevere assistenza anche in caso di codici bianchi o comunque di patologie non gravi. Un numero evidentemente importante di pazienti che hanno rinunciato di fatti a recarsi negli ospedali e che purtroppo porterà anche a delle incredibili conseguenze.
Noi ci siamo concentrati sul Covid, giustamente ci siamo concentrati sul Covid, ma inconsapevolmente abbiamo abbandonato gli studi e le attività di follow-up. A poco più di 2 anni dallo scoppio della pandemia da coronavirus in tutto il mondo, il sistema sanitario italiano, e a maggior ragione quello calabrese, fa i conti con quello che resta e con quelle che sono invece le prospettive a medio e lungo termine. Sono la gran parte dei pazienti del nostro paese, sono pazienti con età superiore ai 70 anni che hanno più malattie, e oggi scopriamo che queste malattie sono più evolute, hanno una gravità maggiore, hanno complicanze maggiori, e tutto questo non si recupera, e quindi noi dobbiamo mettere a punto strategie che consentano di migliorare l'intervento terapeutico in questi pazienti. Partendo comunque da una maggiore consapevolezza e dalla necessità di recuperare e in fretta il tempo perduto e il terreno rispetto ad una serie di patologie croniche. La prima cosa che mi viene in mente, quella di cui sono più preoccupato, sono le malattie croniche, diabete che porta con sé una serie di complicanze, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, i pazienti con insufficienza respiratoria, i pazienti con malattie metaboliche. Sono questi la gran parte dei pazienti che alimentano la mortalità per circa il 44% delle morti in Calabria. Quindi noi dobbiamo incidere su queste. Poi esistono anche le malattie oncologiche a cui faceva riferimento lei, ma sono quelle che hanno avuto un impatto inferiore. Al dottore Gerardo Mancuso abbiamo chiesto anche delle novità del decreto 70-15, un decreto che sicuramente stravolgerà la riorganizzazione del settore sanitario anche in Calabria e che prevede delle importanti modifiche per quanto riguarda l'emergenza e urgenza. Lo ascoltiamo. Supponiamo che la rete dell'assistenza ospedaliera sia ridimensionata attorno a un numero, ovviamente dovrà funzionare tutto bene dalla casa del paziente fino all'ospedale, e il decreto prevede la messa in opera di 3 livelli di assistenza con ambulanza, assistenza di primo livello, secondo e terzo livello, con ambulanze che avranno una tecnologia così avanzata che tra l'altro il PNRR in discussione in queste ore fornirà alle regioni, fornirà le forze economiche necessarie per poter fare questo, quindi ambulanze dotate di tecnologia così da avere un feedback immediato con l'ospedale, con la struttura dove il paziente deve essere portato, e questo feedback consentirà di fare una diagnosi, un intervento terapeutico molto precoce prima ancora che il paziente arrivi in ospedale. Questo è un sistema anglosassone, in molti paesi del mondo è stato già adottato e ha portato a benefici in termini di aumento dell'aspettativa di vita dei pazienti. E a proposito di emergenza, continua ad essere in difficoltà il Cosentino, sempre per quanto attiene la materia sanitaria. Dei guai dell'ospedale Annunziata abbiamo parlato abbondantemente nel corso di questi mesi. Adesso il sindacato FISMU lancia l'allarme per quanto riguarda lo SPOC di Cetraro Paola, soprattutto la carenza di personale. In anestesia, dice il FISMU, manca il 50% dei medici, e adesso arriva la stagione estiva, le ferie ovviamente per il personale medico sanitario, e un afflusso di turisti incredibile che dovrà trovare comunque delle risposte dal servizio sanitario territoriale. Non solo l'Annunziata a Cosenza, ma anche nel resto della Calabria, le gravi carenze di organico mettono a rischio l'intero sistema sanitario. Ad esprimere forte preoccupazione per l'ospedale SPOC di Paola Cetraro è il sindacato FISMU. Attualmente sono in servizio solo 6 medici in 2 pronto soccorso, Paola e Cetraro. È lecito dunque domandarsi cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane, quando necessariamente dovranno essere concesse le ferie estive al personale sanitario in servizio e quando contemporaneamente arriveranno migliaia di turisti. Secondo il FISMU, già oggi interi reparti di degenza sono chiusi per carenza di medici e infermieri.
Alcuni ambulatori non offrono più prestazioni basilari e le sedute operatorie sono continuamente rinviate perché tra Paola e Cetraro sono in servizio solo 9 anestesisti, quando per garantire i LEA ce ne dovrebbero essere in servizio 18. I pazienti dunque sono spesso costretti a rivolgersi alla sanità privata per trovare risposte che il pubblico non riesce a dare, ma non tutte le patologie possono essere trattate al di fuori dell'ospedale. Ecco perché il FISMU chiede al neo commissario dell'ASP di Cosenza Graziano di intraprendere azioni immediate e risolutive. Gli ospedali rischiano il collasso. Il gruppo tecnico regionale dell'emergenza Covid e il Dipartimento regionale tutela della salute hanno organizzato una riunione alla quale ha partecipato anche il governatore Occhiuto. Agostino Miozzo, che è consulente in materia di sanità e protezione civile della Calabria, ha riferito di aver svolto una verifica sull'utilizzo della quarta dose di vaccino in Calabria. Ebbene, la nostra regione è al penultimo posto insieme al Molise per la vaccinazione di soggetti fragili e over 80. Inoltre è emerso ancora da questa analisi come nelle terapie intensive calabresi negli ultimi 4 mesi oltre il 75% dei pazienti ricoverati non era vaccinato o comunque non aveva completato l'intero ciclo vaccinale. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla sanità e vi sottoponiamo ancora una volta l'allarme lanciato da Roccella Ionica, dal sindaco Zito, per quanto riguarda gli sbarchi. Il primo cittadino nei giorni scorsi si era recato a Roma per incontrare il ministro Lamorgese, però la situazione resta complicata. Lo abbiamo raggiunto a Roccella per questa intervista. Hanno lasciato Roccella e sono stati trasferiti altrove i 119 migranti sbarcati la settimana scorsa nel porto della cittadina ionica. Rotta fra le più battute dai migranti che attraversano il Mediterraneo, Roccella rappresenta ormai un primo avamposto di soccorso per chi naviga in difficoltà. Dall'inizio del 2022 sono stati 19 gli sbarchi per un totale di 1.863 migranti. Sbarchi che con l'arrivo della bella stagione hanno subito un'accelerazione e si teme siano ancora destinati ad aumentare. A tale proposito, il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, ha incontrato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Ma ci sono definiti alcuni punti fondamentali. Il primo è che Roccella è sostanzialmente un posto avanzato di soccorso ed è necessario tenerlo quanto più possibile vuoto, nel senso che funziona se è capace di accogliere per primo soccorso i migranti. Quindi questa è stata, si è preso consapevolezza di questa esigenza. Per fare questo si è rafforzata la disponibilità di posti nel sistema di accoglienza, o meglio si è preso consapevolezza della necessità di dare priorità in qualche modo a questa rotta, perché è la rotta attualmente più battuta. In via di definizione anche il progetto di un nuovo hotspot. Il Ministero ha stanziato delle risorse per ristrutturare questo hotspot. La novità di questo immobile, quando si dice realizzazione dell'hotspot, si dice sostanzialmente realizzazione di una modalità di gestione di questa struttura che segue la logica dell'hotspot. Quindi ci sarà un soggetto gestore competente, un soggetto gestore che ha al suo interno tutte le professionalità per poter eseguire le attività di primo soccorso. Ovviamente anche questa cosa non è che risolve i problemi, nel senso che comunque quella struttura può contenere 120-140 persone, non di più. Lasciatemi dire una cosa, insomma, credo che continuare con le barzellette del tipo no, sì, ma perché vengono a Roccella, perché il sindaco non si oppone, a parte che questo sindaco non si oppone per principi etici, ma nessun sindaco, nemmeno il più esasperato dei leghisti, potrebbe opporsi, perché ovviamente è una procedura di legge quella di portare i migranti e chiunque soccorso in mare nel porto più sicuro vicino. E in chiusura, prima di salutarci, la pagina sportiva. Il Padova, sui propri canali ufficiali, la squadra che milita in Serie C, ha comunicato che per la gara dei playoff prevista domani con il Catanzaro sono stati emessi 6.543 biglietti, 1.418 dei quali nel settore ospite. Dunque arrivano davvero in tanti da Catanzaro per seguire questo ritorno che per la squadra giallorossa di mister Vivarini potrebbe valere tanto la finale dei playoff e dunque la possibilità di continuare a coltivare il sogno Serie B. Sentiamo proprio a tal proposito le parole di mister Vivarini. Il Padova ha delle qualità ben definite, noi lo sappiamo,
e quindi dobbiamo essere bravi nel girone, nella partita di ritorno, a fare meglio di quello che abbiamo fatto adesso, soprattutto in finalizzazione. Loro chiaramente hanno fatto una, io ho visto le 6-7 partite, le ultime di campionato e quelle di playoff che hanno fatto contro la Juventus, e gli gira anche molto bene, quindi speriamo che adesso basta, che giri un pochettino a noi la partita di ritorno. Ci abbiamo la forza di andare a Padova e dire la nostra. È chiaro che poi nel calcio ci sono episodi, ci sono situazioni, ma noi ce la giocheremo alla morte, con umiltà, con applicazione, perché sia la società del Catanzaro, sia i tifosi di Catanzaro questo lo meritano. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.